E mi sono detto, chissà, forse non riuscirò a diventare un attore, non ce la farò come attore, ma forse posso diventare uno scrittore. E questo cosa ha significato, come in tante cose? Sacrificio. Sacrificarsi nel senso di sacrificare la felicità, sacrificare la propria libertà, sacrificare il piacere di stare con i propri amici. Ma questo perché? Perché per ottenere qualcosa a qualche altra cosa bisogna saper rinunciare. Io non avevo soldi, non avevo un telefono, mi ricordo che dipinsi di nero i vetri delle finestre perché così non potevo sapere quando era giorno o quando era notte. E a quel punto ho incominciato a scrivere. Scrivere era per me un bisogno. Devo dire che i primi risultati non erano per niente buoni, però ho continuato giorno dopo giorno, così come si fa quando si fa girare una macchina, quando si allena un muscolo. E infine, scrivendo, mi è venuta l'idea per Rocky. Quindi sono dovuto scontrarmi con 100 insuccessi per riuscire una volta. Ma è proprio questo il discorso. Non si può riuscire subito, non si può pensare di fermarsi dopo un primo fallimento, dopo un primo insuccesso. Non bisogna deludersi, bisogna invece imparare dalle difficoltà, dall'insuccesso, e in realtà noi riusciamo proprio nel momento in cui non siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo, perché invece quando abbiamo immediato successo diventiamo troppo fiduciosi delle nostre capacità e questo non ci permette di crescere. Ed è così che ho imparato. L'insuccesso contro il quale mi sono scontrato all'inizio della mia carriera a New York mi hanno portato a scrivere e poi tutto il resto è venuto. Un altro. Un'altra delle grandi lezioni che sono insite che si reinventa subito per sfuggire alle categorie di essere individuato come prodotto. Oggi Feist è uno dei grandi classici del cinema americano degli anni 70. Vorrei chiedergli se in qualche modo si sente finalmente riscattato per quel film così bello oggi, dopo tutti questi anni, e per le incomprensioni dell'epoca. If you feel vindicated. Very much so. Right after Rocky, I was supposed to work with Walter Hill in a movie that was called The Driver, and Ryan O'Neal did it because I wanted to do a movie called Fist, which was about the changing of America, the beginning of unions, and poor people trying to get dignity and rights, and immigrants coming to America and being exploited and eventually surviving as a unit. But when I did that film, the people were a little disappointed because it was a period film and they wanted to see another Rocky and they wanted to see more action. And this was a film, a director's film. I was just an actor in it. I co-wrote it, but I really wanted to be just the actor to interpret. And at that time, the studio didn't know what to do with it, so it was just released and basically forgotten. And you wonder, I said, was I right? Was I wrong? Should I have not done it? And you start to go through in your mind, was it a big mistake? But now, as I'm much older, I look back, I'm so glad to do that film because they don't make those movies anymore. You see what I mean? It's part of a time in the 70s that will never come again where you can actually do a biography. And so it's great. So it didn't work in 1970, but it works in 2012. 2012.